Benvenuti, dobrodošli, welcome, benvenuti. Proseguiamo questo nostro appassionante convegno sulle figure di Dante, Ascoli e i testimoni di confine, incentrato in particolare su, grazie a Dio, Ascoli e domani la figura di Carlo Michelstetter. Siamo nuovamente in casa Ascoli, ospiti della Società Filologica Friulana, e come da programma proseguiremo tra poco con l'intervento della dottoressa Jasna Fahim-Bajez, che vedete qui vicino a me, accanto a Susanna Glavas. Prima di iniziare, come abbiamo anticipato a conclusione della prima sessione di questa mattina, trasmettiamo alcuni brevi filmati che ci sono stati forniti da Promoturismo e che riguardano Aquileia Grado per la figura di Marin e Casarsa per la figura di Pierpaolo Pasolini, che hanno, come si capisce, notevole in diretta pertinenza con quanto qui abbiamo detto stamattina, diremo oggi e diremo anche domani. Prego Daniele Tibaldi, nostro prezioso collaboratore, che ci ha assicurato. Penso che prima o poi il mare restituisca quanto gli è stato dato. A volte sono solo pezzi di plastica, mentre altre sono frammenti di storia. Mi piace pensare che un giorno le onde trasportino la mia voce a qualche sconosciuto di passaggio, perché in fondo siamo tutti alla ricerca di un'ispirazione. È per questo che abbiamo deciso di partire da qui, pensando di trovare un ricordo anche noi, una traccia da seguire, perché ancora non capiamo di che storia facciamo parte. Viviamo questo viaggio come una narrazione personale e collettiva. Una storia a sei braccia e tre teste, come fosse un racconto mitologico, come fossimo tra le pagine di un libro. In quei racconti ci si immerge tra le rovine. Si va alla scoperta di culture e luoghi antichi, di pezzi di noi spesso inabissati. Sento un legame con tutto questo, con questo fluire. Mi sento complice di un passato, di questo presente e di un possibile futuro. Qui ho capito che facendo attenzione si può ancora sentire il suono del mare. Viaggio Marin è stato sicuramente influenzato dal rapporto con la sua terra, con Grado in particolare, però guai a ridurlo a questa dimensione. Viaggio Marin è una figura europea. D'altra parte quella terra lì, Gorizia, Trieste, sono grandi città europee, sono state la crocevia di conflitti, culture, tradizioni, linguaggi, quindi sono terre che hanno loro stesse una dimensione internazionale. Marin è un poeta coltissimo, aveva letto di tutto, si poteva parlare con lui dai presocratici a Meister Eckhart, da Goethe a Novalis, a Hölderlin, quindi è un poeta europeo, ripeto. Il centro della sua poetica era questa morte che si viveva nella vita, era tutto questo gioco continuo nella sua poesia di consapevolezza e coscienza di morire, ma il morire che è proprio nomen gentis. Il
Questo è evidente anche nelle poesie che dedica al figlio, eccetera, eccetera. Questa compenetrazione, per usare un grande nome, proprio spinoziana. Non pensi alla morte per restarci incantato, ma pensi alla morte per vivere ogni giorno nel pieno delle tue forze. Era anche un uomo, Biagio Marin, che dava l'idea, pur essendo vecchio quando l'ho conosciuto, molto vecchio, l'idea di forza, direi addirittura una sorta di monumentalità aveva il personaggio. Grado da Marin il senso della lontananza, no? Il mare, la lontananza, la distanza, che senza di cui non c'è poesia, per la poesia è tutto un gioco di metriche, di rime, un vedere le cose da lontano. E così anche per la lingua di Marin. No? Marin parla in una lingua che non si sa, non è neanche dialetto gradese, no? È proprio una lingua che non si sa. Una lingua che non si sa, ma non è questa la poesia. La poesia è appunto parlare una lingua che non si sa. Non è la lingua nostra, non è la lingua della prosa, non è la lingua di questa lingua specifica, perché nella poesia un poeta mette dentro tutto quello che ha assimilato da altri linguaggi, da poeti di altre lingue. Quindi costruisce una lingua che non si sa. E questo è straordinario in Biagio Marin, ed era stato messo in evidenza già da quello che forse l'ha fatto conoscere al grande pubblico, cioè Pasolini, nella sua famosa antologia di poesia cosiddetta dialettale degli anni 50. Pasolini nasce a Bologna nel 1922, ma il fatto che nasca a Bologna è un po' casuale, perché nasce a Bologna perché il padre era un ufficiale dell'esercito che si trovava a distanza a Bologna in quel momento. Ma il vero luogo dell'anima, il punto di riferimento anche emotivo e in qualche modo letterario di Pasolini è il Friuli, che era la terra da cui veniva la madre, Susanna Colussi, che era originaria di Casarsa della Delizia. Basti pensare che quando Pasolini esordisce con il suo primo libro, 1942, Poesia Casarsa, si tratta di una raccolta di poesie in friulano. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43, Pasolini sfolla insieme alla madre a Casarsa, ma non nella casa di famiglia dove oggi è presente il centro studi Pasolini, perché era vicina alla stazione ferroviaria, e questo la rendeva un po' pericolosa per i bombardamenti, e quindi decidono di prendere in affitto uno stanzone in una frazione di Casarsa che è Versuta, che poi diventerà Viluta nel romanzo Atti impuri. Tra l'altro, in questo luogo Pasolini apre una scuola popolare per i figli dei contadini che erano impediti ad accedere alle scuole regolari a causa della guerra, e in un casello in mezzo a un campo, tuttora presente il rudere, faceva lezione a questi ragazzi insieme alla madre che era maestra elementare. Il fiume Tagliamento è molto importante perché è il luogo dell'avventura, della scoperta. Pasolini lo descrive nei suoi scritti autobiografici, Atti impuri, Amado mio, Il sogno di una cosa, e come descrive anche tutta una serie di paesini che erano il luogo delle feste, delle sagre di paese, delle sagre popolari, dei balli, e San Vito era un po' la cittadina in cui c'era la possibilità anche di compiere queste attività che per Pasolini corrispondono alla scoperta del popolo, cioè entrare in comunicazione con una classe sociale diversa dalla propria, che è la borghesia, proprio scoprendo questo e valorizzando questo contatto con la gente.
Questi tre brevi filmati ci consentono di connettere un po', e lo faccio volentieri, la recente esperienza che abbiamo vissuto a Giardini di Naxos, dove Fulvia Toscano, la direttrice scientifica del festival, ci ha invitato per mettere in relazione davanti al pubblico di quella parte della Sicilia le figure di Biagio Marin, di Pierpaolo Pasolini e di Carlo Micca Stetter in qualche maniera ricongiunte. Noi l'abbiamo fatto per quel poco di spazio che ci era consentito, ma qui vorrei richiamare solo due aspetti che possono ricongiungersi poi alla prosecuzione del dialogo sulla figura di, grazie a Dio, Isaia Ascoli e più ampiamente della cultura degli ebrei di questo luogo e del loro ruolo nel contesto goriziano ed europeo. La connessione che mi è stata suggerita, in particolare da Alessandro Arba, lo ringrazio di questa indicazione, era che c'è tra di loro una comunanza di una forte volontà di testimonianza, cioè di esserci fino in fondo per quello che si è, per onorare il solo aspetto di vivere in qualche maniera, fino a estreme conseguenze, come si può notare soprattutto nella figura di Carlo, ovviamente. L'altro era il senso di grande religiosità che pervadeva ad ognuno di loro, non certo confessionale, non certo indicata da una religione rispetto all'altra, ma per la vicinanza un po' indicata da Micca Stetter, di quell'asintoto che in qualche maniera anche graficamente è rappresentato nella sua celebre, mitica tesi di laurea, La persuasione e la retorica, dove anche graficamente rappresenta quanto è lontano l'infinito, anche nel momento in cui la curva si avvicina sempre di più a quella cosa che incontrerà solo appunto all'infinito. Questa dimensione era in qualche maniera vicina alla loro religiosità, ma di questo spero avremo occasioni ulteriori di approfondire. Questo tema però ci avvicina all'altro argomento per cui i tre che ho citato sono accomunabili, ovvero sia all'uso, alla conoscenza, ma all'uso di lingue diverse, ma in particolare della loro lingua madre. Questo tema ci avvicina necessariamente alla figura di Ascoli, che, come si è detto autorevolmente questa mattina, in particolare dai tre relatori che si sono succeduti, dal presidente vicario, dal presidente Salimbeni e da Susanna Glavers, che è qui vicino a noi, quanto Ascoli abbia ascoltato da vicino quel tema che in qualche maniera ti dice quanto sia universale la lingua anche delle minoranze e delle presenze anche esigue numericamente. Come abbiamo sentito da Massimo Cacciari, Biagio Marin su tutti a questo punto, visto che quella lingua la sapranno, se va bene, 5-6 mila persone al mondo, ovvero sia i gradesi, per loro fortuna, e ne vanno giustamente orgogliosi. Questo tema ci ricongiunge all'intervento che fra poco svolge Yasna Fakim Baez, che vi ho presentato un momento fa, etnologa dell'Istituto di Ricerca dell'Accademia della Scienza delle Arti di Slovenia, nella sua sede di Nova Gorica. Saluto e ringrazio a distanza Neva Makuz, che ci ha indicato la sua collega e amica Jasna di essere presente con noi, intanto in quanto lei più di altri ha studiato appunto da etnologa questa tematica. Non a caso il titolo della sua relazione è Come vengono intesi oggi la cultura e l'interculturalità. La ringrazio, le lascio la parola, poi casomai discuteremo un momento assieme. Prego. Grazie mille per essere qui da voi e anche a Neva che mi ha introdotto qui. Parlerò in sloveno.
perché quando ne vostri rasomeli. Noi è una caratteristica che ci piace, noi facciamo parlare se possibile la lingua madre, anche Susanna dopo c'è un'ora di nuovo di questa cosa, visto che anche lei è bilingue. Prego, prego. V svojem predavanju bom bi rada izpostavila tri glavne točke. Prvič, kako razumeti pojem kultura v današnjem globalnem svetu in vseh teh tokov, ki se dogajajo z migracijami, z mešanjem kultur na eni strani, na drugi strani s tem, ko se ponovno zapirajo meje in prihajajo nove politične odločitve, ki povzročajo med ljudmi anksioznost, tesnobo, nemire, strah, nezaupanje. Torej, kako tukaj lahko si pomagamo s kulturo, ki jo Svet Evrope in UNESCO vključuje kot pomemben steber trajnostnega razvoja. Torej, kako sploh razumeti pojem kultura. V drugem sklopu bom izpostavila, kako raziskovati kulturne elemente, osebnosti, pomembne umetnike, kot tudi danes govorimo o Ascoli in drugih filozofih, o Danteju, kako raziskovati njihova dela, njihove pomene v preteklosti in kako so se ti pomeni skozi čas spreminjali in zakaj je to pomembno. In tretje vprašanje oziroma tretji sklop bom pa predstavila en projekt, s katerim se trenutno ukvarjam, in to je, kako vključiti mlade v te procese razumevanja kulture. In prvi film je bil zelo všeč, ko so mladi predstavljali zgodovino, ne? So nekako na ta način dobi film to mladostno mladostno kreativnost. Torej, beseda kultura, kaj je, what is culture, kar je kultura, prve slide, kultura izhaja iz besede kolere, latinske besede kolere, in pomeni obdelovati polja, prebivati, naseljevati, učiti se, skrbeti, vzgajati. Prvotna beseda je nek proces, torej kultivirati ljudi, ne? Kultiviran človek je izobražen človek. Potem pa se je beseda kultura pojavlja v različnih oblikah v 20. stoletju. In tukaj najprej je kultura povezana z nekim intelektualnim, duhovnim, estetskim razvojem določenega območja. Govorimo o kulturi Evrope, kulturi Afrike, Slovenije, Italije. Vendar to je zelo povezano z nacionalnimi miti, z nacionalizmi, ki so se pojavili v 19. stoletju, kajti takrat so začeli, da so konstruirali, utemeljevali nacionalne identitete, so potrebovali kulturne spomenike. Ti spomeniki so bili nekaj mogočnega, predstavljali nekaj dobrega in s tem so tudi pokazali ljudje, da to so naši pomniki, s katerimi se moramo identificirati. In ti miti, kaj je, ali lahko danes govorimo o kulturi Evrope, se sprašujemo predvsem etnologi in kulturni antropologi, če vemo, da je Evropa sestavljena iz nešteto manjših etničnih skupin, nešteto narodov in vsaka ima svoje kulturne posebnosti, ki se razvijajo na podlagi različnih zgodovinskih dogodkov, političnih dogodkov, pa tudi zaradi narave. Kultura je vedno tudi povezana z naravo. In z tega vidika, če tudi povežem, sama se zelo veliko ukvarjam z dediščino in razumevanjem dediščine v sodobnem svetu, je ta zahodni pogled na dediščino zelo povezan z dediščino pomembnih materialnih elementov, zgodovinskih stavb, cerkva, gradov. Medtem ko na vzhodu so pa bolj povzdigovali, vrednotili nesnovno kulturno dediščino, plese, narečja, predvsem znanja. In tukaj pride do tega, ne, kaj a je pri teh mitih, ki se poveličuje spomenike, pozablja se pa na kulturo manjših ljudi oziroma širših množic. Potem druga razumevanje kulture je tudi povezan tretji slajd,
Je tudi povezan z načinom življenja v nekem obdobju. Govorimo o kulturi srednjega veka, o kulturi kitajske ali o neolitski, ne? Kulturi in na tej podlagi tudi konstruiramo danes za turizem, ne primer srednjeveške večerje, prazgodovinske jedi, ustanavljamo italijansko kuhinjo, slovensko kulinariko. Vendar, če povem na primeru, ne, tukaj se tudi sprašujem, ne vem, primer pršut, sama prihajam z Krasa, vendar to sliko o pršutu bi enako sliko tudi v San Daniele v Italiji. Tako da ne težko rečemo, da je pršut samo izdelek italijanski ali pa izdelek slovenski. Ne? Tukaj je zelo veliko prepletenja, vendar to potrebujemo za identiteto in tudi za danes za ekonomske razmere. Vendar, naslednji slaj, ja, vendar tukaj se jaz večkrat, ko predavam otrokom ali študentom ali tudi veliko delam z društvi, ne, kaj je zdaj, ali se lahko rečemo, da imamo tipične slovenske elemente, tipične slovenske kulturne elemente, kot so lipicanci, čipka, kurenti, kozovci, s katerimi se ponašamo. Kozovca pri nas, na Primorskem, na Goriškem ga ni, zaradi različnih drugačnih geografskih posebnosti. Kurentov pri nas ni. Tako da je treba biti zelo pozoren, ko govorimo o slovenski kulturi, ker je to spet nek konstrukt. Vendar je zelo pomembno, tukaj sem želela naslednji slajd, izpostaviti akcijo, ki se je zgodila v 80-ih letih v Sloveniji, prav zaradi turizma, ker smo želeli promovirati turizem v Sloveniji, ko smo bili še v okviru Jugoslavije, in se je prav preko te akcije Slovenija moja dežela, mogoče se spomnite, ki se je predvajala različni filmi in videospoti po televiziji, prav ta akcija je zelo zavestila ljudi o naših pomembnih kulturnih elementih. Tako da, in ta akcija je zelo veliko prispevala k samosvojitvi Slovenije in vsem tem, ne. Danes se pa to akcijo zlorablja za gospodarske namene in tudi politične. Če pogledamo tale slajd, je povezan z COVID-om in pa Spar tudi promovira slovenske izdelke pod to znamko. Ne. Tukaj se že gre ta komercializacija oziroma politična zloraba. Vendar želim poudariti, da ni nič narobe, ne, s to akcijo smo mi začeli utrjevati svojo slovensko identiteto in se zavedati svojih pomenov, kar je v današnjem svetu multikulturalizma zelo pomembno, da poznamo svojo kulturo, kajti s tem bomo tudi lažje razumeli kulturo ostalih. Vendar moramo biti zelo pozorni in ne preveč klišejski in generalni, da ne zapademo v stereotipe. Tretja oblika razumevanja kulture pa je povezana s tako imenovano visoko kulturo ali samo z umetnostjo. Tudi podeljujejo, v Sloveniji se podeljujejo kulturna priznanja, nacionalna priznanja na področju kulture, tako imenovane Prešernove nagrade, poimenovano po Francetu Prešernu. Vendar te nagrade večinoma dobijo pomembni umetniki, skladatelji, ustvarjalci, ne pa ljudje, ki se ukvarjajo bodi si z rokodelstvom, ljudskimi pesmi, društvi in tako naprej. Tukaj to prihaja do razkoraka, kaj je visoka kultura in kaj je kultura, naslednji slajd, kaj je kultura širših množic. Na tem slajdu se tudi sprašuje, kaj je kultura Goriške, a je to meja, a je to moderna arhitektura značilna za Novo Gorico, a je to arhitektura, ki je značilna za Gorico. Torej, ta želim povedati, da se tudi kultura konstantno spreminja in tudi ti elementi, s katerimi označujemo kulturo, se pomeni teh elementov bistveno spreminjajo skozi čas in skozi različne kontekste. Vendar o tem malce, še malo naprej. Vendar, ko gradimo goriško identiteto, je pomembno, da smo na te elemente pozorni in jih na takih primerih, kot danes, tudi predstavljamo širši javnosti. Naslednji slajd.
Zato, ker se sprašujem, kaj je zdaj ne, o visoki kulturi, ki vedno pozabljamo, tudi ko govorimo o visoki kulturi, pozabljamo na kulturo širših množic, vendar tudi preprosti ljudje, ki delajo na kmetijah, ki poustvarjajo lokalno dediščino ali pa ki pripravljajo razne delavnice, ne, ustvarjajo kulturo oziroma razvijajo kulturo določenega območja. Naprej. Zdaj, pod vplivom novih preobratov na področju kulturnih teorij in kulturnih študij, etnologi in kulturni antropologi kulturo razumemo kot proces, ne kot samo element, ki je tam zamrzen v času, kot stavba, ampak kot proces in skozi različne kulturne aktivnosti, kot so razstave, kot so prireditve, kot so konference, kot so delavnice izobraževalne, vedno poustvarjamo, spreminjamo pomene teh kulturnih elementov. In zanima nas, kako, zakaj se ti elementi spreminjajo, kako se nenehno reinterpretirajo. In to želim pokazati prav na primeru meje, ki zaznamuje goriški prostor. Kakšen je bil odnos, tukaj se sprašujemo o odnos med ljudmi in mejo kot tistim elementom. Torej, kaj ta meja sproža med ljudmi, kakšne občutke, zgodovina te meje, kaj se je dogajalo skozi čas. Vendar v posodobnih teorijah moramo biti zelo, zelo pozorni na te občutke, spomine, čustva, ki jih nek element poseduje in se tudi ti elementi spreminjajo v odnosu ljudje element oziroma se spreminje tudi glede na kontekst. In si, ko raziskujemo mejo, je že ta obdobje zadnjih 20-30 let, ne, se je in pomen meje izrazito spremenil. Kakšni občutki so bili pri ljudeh, ko se je meja podrla, recimo, ko se je podirala leta 2004, kaj se je dogajalo, recimo, kaj je bilo prej, ko smo prehajali mejo, ali pa kaj se bo zgodilo z mejo in razumevanjem meje leta 2025, ko bomo zdaj do leta 2025 vsi zelo veliko vlagali na tem povezovanju in pa s mejem tudi v glavah. In sama sem zelo opazovala, ko je bilo 18. decembra lansko leto proglašena Nova Gorica skupaj z Gorico kot Evropska prestolnica kulture, zakaj je bil tak afekt, kot rečemo po afektivni teoriji, tak emocionalna zadovoljstvo in sreča med ljudmi, kaj se je zgodilo, kakšni občutki so se zgodili med ljudmi in zakaj do tega prišlo, ker ni povezano samo s tem dogodkom, da smo uspeli, ampak je seveda povezano z zgodovino zadnjih desetletjih. In te efektivne reakcije, ki se dogajajo, so tudi zelo, zelo pomembne pri raziskovanju kulture. Okay. Ja, tukaj izpostavljam pač teorijo Stuarta Halla, tudi sociologa in kulturnega antropologa, ki pove, kako se sam pomen določenih elementov spreminja skozi različne procese. Bodi si in prav recimo o identiteti, kdaj se začnemo spraševati o lastni identiteti, kdo sem, kam pripadam, kako naprej, prav v obdobju krize, kot je tudi danes ta zdravstvena kriza, ne? Kam bo ta svet šel, kdo pa sploh sem, kako bo naprej, kam pripadam. In prav kontra učinek od globalizacije, ko celoten svet postaja majhna vas, se začne ta relokalizacija, kot pravimo, da se začnemo bolje zavedati svojih lokalnih korenin, svojih družinskih korenin, družinskih kulturnih elementov in potem skupnosti in širše regije. Torej, globalizacija ni samo prinesla tisto slabo, ne, da gremo v trgovino in kupimo med iz Afrike, ampak je tudi to, da se še bolje začnemo zavedati svoje lokalne identitete in teh lokalnih elementov, kar se recimo v Sloveniji prav zgodilo ob samosvojitvi. Ne. Množično smo začeli po samosvojitvi odkrivati kulturo iz časa kmečke kulture, stran, ne socializma, ampak tisto še dlje,
in tudi imeli ta romantičen pogled, ker je pa tukaj stroka tista, ki mora na to potem opozoriti, da ne gremo v romanticizem in populizem. Vendar in tudi danes sem prepričana, da bo ta kriza, posledica te krize, da se bomo spraševali, kaj naprej, kako naprej, na kakšen način naprej, kako nam lahko pri tem pomaga kultura in zavedanje svojih kulturnih posebnosti. Sama se večkrat rečem, ko sem v krizi, ok, če so moji starši, so moji nonoti preživeli vojno, bom tudi jaz, ne? Bom tudi jaz bila kosenim krizam. Ne? Tako da tudi to se v kolektivu pokaže. Tudi recimo pomen se tudi pokaže, ko začnemo nekaj tržiti, ne? Ponovadi, ko tržimo recimo dediščino, tukaj vedno pozabljamo na nosilce te dediščine, to so ljudje in moramo paziti, da ne z trženjem razvrednotimo tega elementa, hkrati pa ne degradiramo ljudi. In to je zelo, zelo pomembno in zato treba zelo, zelo delati veliko z ljudmi. Tudi pri upravljanju spomenikov danes, tudi pri kulturnih aktivnosti, niso kultura samo, kar se dogaja v institucijah, ampak se tudi to, kar delajo ljudje v okviru društev raznih akcij. Naprej. Tukaj sem, ne, tudi UNESCO in Svet Evrope se zavedajo pomena kulture in tudi pred agendo 2030 za trajnostni razvoj je bila kultura razglašena kot četrti steber trajnostnega razvoja, tudi način življenja ljudi in kako nas to zaznamuje, vendar ne, in nas vse skupaj s tem tudi povezuje. Vendar pozorni smo na te kulturne prakse, aktivnosti, ki se dogajajo, nek proces. Naprej. No, tukaj zdaj prehajam v tretji sklop, kako zdaj v tem procesu slišati, oziroma kako vključevati mlade. Po osnovnih šolah, srednjih šolah, tudi na fakultetah se pišajo zelo dobre naloge, raziskovalne naloge, otroci veliko delajo na področju kulture in vse te stvari ponavadi ostanejo v predalih. Ne pridejo do politikov, ne pridejo do odločevalcev, do turističnih sektorjev in tako naprej. Vedno je, ponavadi preslišimo glas mladih. Zato smo si zadali v okviru enega projekta, ki ga je financiralo naše Ministrstvo za kulturo. Tema projekta pa je bila, oziroma razpisa, kako digitalno dediščino, danes smo digitalni družbi in se tudi dediščina in kultura poskuša digitalizirati, torej kako to dediščino vključiti v izobraževanje in v šole, v izobraževalni sistem. In smo razvili v okviru projekta digitalni učni vir, gre za neko internetno stran, delali smo na področju kruha, na temo dediščine kruha, vemo tudi kruh, je zelo nabit z različnimi čustvi, z različnimi zgodbami in ko to v bistvu mi raziskujemo, pridejo res ekrantne zgodbe, vendar v ta proces priprave digitalnega učnega vira, lahko bi danes tudi rekli priročnika knjige, smo vključili srednje šolce, mlade, stare od 15 do 17 let, torej pubertetnike, ne, ki se nam velikokrat, da jih kultura ne zanima, delali smo ta vir, ta digitalni učni vir za osnovno šolce. Torej, mladi so delali za otroke. Delali smo na temo kruha in tukaj se sprašujem, ne, ali si želijo, ne govorimo o aktivni participaciji, tukaj smo želeli vključiti torej mlade. In smo se sprašujem, ali si želijo biti mladi vključeni v take projekte in danes lahko potrdim, da ja, ker smo proti koncu projekta, ker na naslednji slajd. In v tem projektu so mladi intervjuvali, bili so raziskovalci in so intervjuvali svoje stare starše, kaj jim pomeni kruh. Ne, vemo, kruh, včasih kruha ni bilo, ljudje so bili lačni kruha. Kaj jim pomeni kruh? Nastali so zelo taki kratki filmčki, videi, ki smo jih potem pripeli na ta digitalni učni vir, kot je tukaj posneta ta babica, ali nekateri dijaki so se pa tudi izkusili kot zelo dobri fotografi in so to gradivo smo potem danes dali na ta digitalni vir, gre za zelo kratke zgodbice, da otroci lahko spremljajo, vendar kaj se je zgodilo? Dijaki so se začeli spraševati, kruh je včasih predstavljal nebesa, svetinjo, ne, vrednoto, danes ga mečemo v smeti.
kaj narediti, da kruha ne bomo vrgli smeti, kako uporabiti. Skozi te procese, skozi te aktivno, kritično smo razmišljali, se učili kritično tudi razmišljati s pomočjo profesorice iz srednje šole, ki se prav ukvarja s tem kritičnim poučevanjem, kritičnim mišljenjem, smo razmišljali, kako otroke naučiti, da ne bojo vrgli kruha v smeti, kajti dijaki so spoznali, da, je to nebe, da so to nebesa. In skozi take aktivnosti, konec oktobra bo bil odprt ta učni, digitalni učni vir, kjer imamo tako točke na zemljevidu, zraven je pa, so te zgodbe, ki so jih posneli dijaki, vendar je tudi v audio, tako da se da poslušati, smo transkribirali, imamo ogromno fotografij, tako da bojo sami otroci raziskovali tam pomen kruha, vendar ta digitalni učni vir lahko uporabimo tudi potem na italijanski strani in tukaj aktiviramo mlade, recimo v naslednjih fazah, da bodo recimo sami tu šli na teren, raziskovali na isti način, ko so naši in bomo pripeli potem in bomo lahko primerjali kruh v Sloveniji, kruh na Hrvaškem, kruh recimo v Sloveniji je različen odnos do kruha, ali vrste kruha, ali govorimo na Primorskem, Gorenjskem, Štajerskem, ne, tudi tukaj v Italiji je čist drugačen kruh kot pri nas. Ne? In te spremembe, vendar govorimo pa o kruhu kot nekemu povezovalnemu elementu, ki je različno emocionalno napet, ne? Mislim, napojen z različnimi čustvi. In na ta način tudi spoznavamo to kulturo, ki nas v bistvu kruh nas lahko tudi povezuje. Tako da, kar bi rada položila v roke vsem raziskovalcem, vsem politikom, vsem je mlade vključevati v take aktivnosti, jih aktivno vključiti. Danes tudi naslednjič 14 dni bomo imeli predstavitev, ker bomo tudi predstavili razstavo in so mladi, ko bojo to videli, so zelo, že danes, kot nekateri že poznajo, bojo ponosni na svoje izdelke, bojo tam v digitalnem svetu, ki je njem bližji. Tako da razmišljati, kako vse te pomembne kulturne elemente, pomembne umetnike, likovnike, filozofe, jezikoslovce približati ljudem, približati današnjemu jeziku in približati ljudem in tudi mladim, ki lahko postanejo neka vez med starejšo in mlajšo različnimi generacijami in tudi različnimi sektori. Danes se za ta projekt zanima tudi zelo recimo naša občina. Hvala. Hvala lepa. ritengo che, come tanti altri che qui, ma anche a distanza, ci stanno seguendo, non abbiano colto esattamente tutti i dettagli, non comprendendo bene, è un nostro limite, la lingua slovena. Io ho capito di più, perché ho avuto il privilegio di, a parte di leggermi le slide, ma di capire dell'intensità dello sguardo e della parola della relatrice. Si capiva da lì, insomma, in qualche maniera con quale sentimento ha spiegato questi argomenti che io tento di riassumere per me. Lo dico con l'appello finale, no? Alla fine, con il pane, no? Ci si può trovare un attimo a capire se per caso il pane croato è diverso dal pane sloveno. Lo sloveno, però... Pane, anche pane di Gorizia è diverso da pane da Gorenska. Sì. Ma il pane è un alimento universalmente riconosciuto e stimato. Sì. Ci mettiamo vicino noi perché abbiamo già esposto questo tema anche in Sicilia, il vino. E il pane e il vino, che sono una forte cosa che ci collega in questo territorio, li possiamo collegare poi universalmente agli altri elementi, perché voglio o no, si trascinano dietro il fuoco, l'acqua e l'aria necessariamente. Sì. Quelle cose che sono i beni che ci sono stati dati in regalo e che non siamo in grado forse di apprezzare fino in fondo per quello che si meritano. Mi pareva il conto che il suo appello è, ma le nuove generazioni
come potranno capire qual è il valore della cultura del Goriziano? Lo potranno capire, adesso traduco io dal nostro versante, lo potranno capire in due maniere, a nostro parere. Uno, se sapranno mettere insieme il passato e coniugarlo col futuro. Perché se non sanno da dove vengono, è difficile che sappiano dove andare. E noi dobbiamo aiutarli a questo. Il secondo, che possano fare, e questo è un augurio, un auspicio che possiamo fare, emulando i giovani goriziani, italiani, friulani, sloveni, tedeschi, ungheresi, che si sono posti il problema di fare in modo che quel filo spinato che correva tra le loro case, perché questo era imposto dalla ragione di Stato, dalla logica delle guerre e delle conseguenze dei nazionalismi. La conseguenza è stata dover tirare il filo spinato attraverso la città. E si sono posti il problema di come fare che quel filo spinato diventasse un'opportunità per loro e per le nuove generazioni. Questa cosa l'hanno colta comprendendo che dovevano mettere insieme due questioni notevoli. Cultura, con la C maiuscola, per capirci, e politica, con la P maiuscola. Perché se la cultura non guarda la politica, cioè alle cose che poi rischia di essere un bel esercizio stimabile intellettuale. E la politica ancora peggio, se non guarda la cultura, rischia di, quando va bene, di essere un buon pragmatismo. I nostri giovani hanno colto che c'era bisogno di un elemento che li mettesse insieme, non le ideologie che hanno prodotto grandi e devastanti guai, ma probabilmente un'altra cosa. Per loro le è stato suggerito dai poeti, da Biagio Marin, da Giuseppe Ungaretti, da Ciris Lobez, eccetera. Hanno suggerito che questo spirito doveva essere lo spirito della fratellanza, perché in questa maniera, sapendo che ogni uomo può esserti fratello, anche se ti è apparentemente nemico, se tu lo guardi in questa prospettiva, le cose le vedi e le interpreti in un altro modo. Questa è un po' la sfida che vogliamo correre assieme, e quindi da questo punto di vista l'intervento che comunque produrremo in lingua italiana per la sua comprensione. E sicuramente ne faremo atto nel prossimo numero di Cadmos. Cadmos è uscito 2 giorni fa, è quella rivista di cui che è traducibile, è tradotta automaticamente in tutte le lingue, e quindi lo produrremo sicuramente in quella sede. Qui, per fare il mio ruolo di conduttore, stante anche questo pomeriggio, le difficoltà del presidente Salimbeni, che ha dovuto continuare a fare gli esami come stamattina, e questo naturalmente è il suo impegno, quindi io, da vicepresidente, proseguo con questa mia responsabilità, dicendo che non possiamo ripristinare in nessun modo il collegamento diretto con Orietta Altieri, che ci doveva parlare sull'ebraismo cristiano tra Mitteleuropa e Italia, ma ne daremo esito con la relazione che avrà il piacere di fornirci. I guai anche della tecnologia rispetto alle sue potenzialità sono anche quelle che, in qualche maniera, se non funziona la connessione, poi le cose non vanno. Vabbè, ci scusiamo di questo, e quindi ci fermeremo qui, avendo risolto tutti gli interventi. Lo dico anche perché questa mattina l'abbiamo fatta un po' lunga, per il motivo che, non arrivando al presidente per i motivi che ho detto prima, anche il direttore della filologica Feliciano Medeot ha svolto questa mattina la sua istruzione su Casascoli e il contesto, come dire, storico, geografico, geopolitico, urbano in cui la figura di Ascoli, Ascoli stesso è vissuto. Quindi io mi approccierei a fare questo, se piace a voi e se possiamo conversare un momento. Noi non l'avevamo pensata proprio fino a questo punto, ma Susanna, qui vicino a noi, ha la facoltà che noi non abbiamo di capire e di sapere anche lo sloveno, oltre che il croato.
Non ancora friulano, ma su questa si esercita un po' la volta. Quindi ci farà la cortesia di consentirci di capirci meglio anche Sì, con volentieri. a un paio di cose. Nel primo convegno che è stato fatto sulla figura di, grazie a Dio, Israele Ascoli a Gorizia, Grazie, abbiamo fatto il congresso Natemo Ascoli a Gorizia. 40 anni fa, Prima c'è adesso c'è stato un intervento di un giovane studioso sloveno Govori e Mladi slovenski znanstvenik. che probabilmente Jasna conosce bene, Koji vjerojatno vi dobro poznajete. che si chiama Branko Marušić. Branko Maruška. Ok. E Branko, nostro caro amico e socio, amico dei nostri padri fondatori, possiamo dirlo Amico, così? dobro prijatelj naših osnivača. Ha fatto un intervento sincero, appassionato Govorio je jako iskreno i jako strasno. sul ruolo di Ascoli O e la lingua e la letteratura slovena. ulozi Ascolija i slovenskoj književnosti. Non so se questo tema. No, non lo so. Allora, lo riprenderemo. Nisam brala, ne te Lo No, non ha riprenderemo. letto, non lo conosco. Anche perché anche stamane, poi conversando con Susanna, ci stava dicendo come dal suo intervento, ma poi più ampiamente detto nella conversazione che abbiamo avuto, di come spesso la figura di Ascoli non sia stata, come dire, compresa fino in fondo. Si prestava Nije ovviamente. dovoljno predstavljena. predstavljeni, nije ga se dovoljno razumjelo. Si prestava a diverse interpretazioni e necessariamente in tanti momenti è successo che sia stato scambiato un po', me l'ha detto autorevolmente il presidente Sarimbeni, un po' per un nazionalista pure lui. Certo, su che smatra il nazionalista mi arrivo Sì, italianasci, no? ben lungi, Ma è niente attacco. perché ha messo a piedi, a mio modo di vedere, una delle più belle invenzioni del secolo scorso, attestando in qualche maniera quello che siamo detti questa mattina, che non esiste una lingua pura, nel senso, Questo è il non esiste una mio lingua potvrdio nel posto io non ci sto jezik. originaria e basta. Tutte le lingue europee, Sì, tutte quelle che ha studiato, da quello che mi sono letto anch'io, quando andava bene avevano il 20-25% di parole che possiamo dire originali. Il resto erano tutto frutto. Su originali, izvorni od drugih jezika. E abbiamo condiviso stamattina il fatto che in qualche maniera siamo tutti meticci. E da smo sui miešani, da smo miešanci. E di questo meticciato noi qui siamo particolarmente orgogliosi, possiamo dire questo. Jako ponosimo time svi. Non a caso, in qualche maniera stiamo affermando, siamo qui la sintesi di tre popoli. Ci parliamo ancora in quattro lingue, Govorimo tri, četiri jezika, tri naroda. ma condividiamo quella che noi definiamo una unica cultura. Ali dijelimo istu kulturu. Questa è una cosa che. Kompleksno prašanje, kompleksna proces. Ma devo dire che. Ma non la faccio lunga e poi vi lascio la parola, che è stato straordinario ogni volta che abbiamo avuto qui personalità di diversi luoghi, il loro stupore a percorrere la città e vedere che se non ci fossero i segnali, i cippi, nessuno potrebbe comprendere che sono due città. Perché non. Da nema onih znakova na cesti, niko ne bi mogao E c'è. vedere da su to dva grada, ne? Passi da un orto a una stalla, a una casa, in cui una parte è qua e una parte è di là. Questo si spiega facilmente. Quando si è dovuto decidere,
si è dovuto tener conto della ferrovia della Transalpina, in particolare del fatto che Gorizia era contesa tra i due blocchi, tra l'est e l'ovest, possiamo dire tra Italia e Jugoslavia specificamente. Ma qui, per l'avvedutezza degli statisti che hanno siamo arrivati al trattato di pace. Da subire due veri cacciavica politici, politici erano insieme lì, dalle covidne subili e alle sbottocca. Noi una settimana fa abbiamo ricordato la figura di Alcide De Gasperi. Io non so se andare su, perché andare su... Govorio Alcide De Gasperi. Il protagonista italiano, lo statista italiano, che ha portato positivamente alla conclusione del trattato di pace nel 1947. Poi c'è per essere stile del sette, dove Miro Noxporazum, ma mettendo le basi perché qui si fosse tracciato per forza un confine col filo spinato per un po', ma qui non si è mai costruito un muro. Da, on je zapravo zaslužen za to da se da je bila žica, ali nikad nije bio zid. Questo significa che la cosiddetta cortina di ferro. Dakle, ona željezna zavjesa tako zvana. Non è mai storicamente stata costruita da Italia. Ovviamente storico nikad nije postojala i nikad nije izgrađena između Jugoslavije e Italije. Questo è importante che ce lo diciamo, perché quel trattato di pace è stato vissuto qua con grande festa collettiva, o quasi, non in tutti i luoghi di questa regione, Trieste in particolare, e anche quando, grazie a Aldo Moro, d'accordo con Maresciallo Tito, a quel tempo ancora ben vivente a Belgrado, c'è stato il contatto per arrivare al trattato di Osimo, a Gorizia abbiamo fatto festa, da altre parti non hanno fatto festa. Allora, questa comprensione della storia e quindi di guardare al futuro, la possiamo dire in questa microscopica città europea, che siamo in tutto, se va bene, 80.000 abitanti, però possiamo dire con orgoglio che possiamo essere davvero un esempio per l'Europa, no? Non sotto la punta. Stanovnika imaju samo u gradu, ali mogu se osjećati kao da su uzor za Europu, da su primjer za Europu. I oni su ponosni na to. Kar bi isto kaj dodala, je da se te osebne kolektivne zgodbe, spomini, tutti questi eventi personali o collettivi bisogna ascoltarli, zapisati, annotare in predstavit. E presentare. In mogoče v ta proces, v ta ne, v raziskovanje, ja, smo tukaj zgodovinari, smo tukaj etnologi. Dobbiamo anche serve per comprendere. Vendar tudi mladi, recimo, da se na nek način pri interpretaciji. Pri giovani per saper interpretare la interpretaciji na njihov zanimiv način. Vendar kar je pomembno je, da se zgodbe slišijo od različnih ljudi. Quindi è molto importante sentire gli eventi che sono accaduti, sentire da varie parti, no? In zapisat. In na ta način, težko bomo rekli, kultura Goriške je ta in ta, ne? Ker se spreminja. Possiamo dire la cultura di Gorizia è questa o quella. Però, mislim, da te zgodovino je treba slišati, ne pa uporabiti za politične namene oziroma jo kot rečemo mobilizirati questa storia, storici bisogna ascoltarli, ma non per scopi politici, bensì per scopi umanitari, per trasmettere alle generazioni zavedeti, kdo sem, kam grem, kako, ne, komu pripada, per capire dove siamo e dove stiamo andando.
L'acqua è tu idealistici, non muy pubblico. Forse dice la mia, il mio punto di vista è forse idealistico, però. Siamo na majhnem, kakor smo mi delali na temo kruha, bi jaz se come delila, noi abbiamo fatto, diciamo, lavorato sul microscopico tema del argomento del pane. Je lahko tudi so lahko različne teme, lahko meja, so lahko è facile sviluppare tutta una serie di altri argomenti. Kaj ti, tle, ko so otroci, ko so dijaki prinesli meni te zgodbe, so se mene takoj odprla nova raziskovalna vprašanja, prav teorija afekta, teorija čustev, kaj, kako uporaba kulture za trajnostni razvoj. Ne? Tudi tako, da lahko mladi raziskujejo, ko dobivajo gradivo, pomagajo vsem meni kot raziskovalki, noni, starejšim, da jih slišijo, da so upoštevani in oni se zdijo tudi koristni v neki družbi. Dice che gli allievi che hanno fatto queste diciamo loro ricerche, no? Hanno aiutato molto anche lei che, come ricercatrice, perché per capire la teoria degli affetti, per capire meglio tutta una serie di cose. Per usare cultura per il sviluppo, sì. Così. So pa zgodbe od vsakega posameznika so lahko zgodbe zelo traumatične, vendar je treba o tem govoriti. Moja teza je, da treba o tem govoriti. Sì, dice che eventi storici sono, alcuni sono traumatici, però bisogna, secondo lei, bisogna parlarne. Allora, la personalità di Susanna, io mi scuso tantissimo con lei, ma lei sa che io sono un po' un manovale, voglio dire. Tu sei un costruttore di ponti, no. I ponti che non crollano. Io sono un ingegnere. E quindi mi scuso. No, mi scuso soprattutto di aver fatto fare addirittura la traduttrice. Però con piacere. Il mio scopo è nobile. Mi schiedo solo. Lo sappiamo. Ovvero sia, le farei concludere con le sue osservazioni, ma se questo non è eccessivamente difficile per te, dice anche qui dove sei stata ieri, sì. I tuoi fondamenti personali, storici, della famiglia, perché a mio modo di vedere, soprattutto il luogo del quale ci parla, ma lei non lo sa più tanto, qui ha un valore emblematico incredibilmente grande. Quindi, Susanna, scusa, a me pare che sì. Se tu ci parli... Grazie, ho fatto anche delle foto ieri, sono arrivata ieri pomeriggio verso le 2:00 e siccome mia mamma, che vive a Zagabria, perché mia nonna è di Zagabria materna, mia nonna materna ha sposato, conoscendolo a Zagabria, un giovanotto di Ustie, nativo di Ustie. E quindi noi abbiamo, la famiglia materna sta in Slovenia. Solo che mia mamma non ha mai avuto modo di conoscere suo padre, perché quando è nata lei aveva 3 giorni di vita. Mio nonno ha avuto un incidente in moto, perché aveva una moto, tornava dalla clinica ostetrica, era andato a vedere mia nonna e mia mamma appena nata, e ha avuto un incidente. E quindi dopo 3 giorni di battaglia, diciamo, intestinale, perforazione intestinale, perché era andato a finire con la moto a sbattere su quel legno sporgente da un carro. E noi, quindi c'è la famiglia materna che sta a Miren. Ieri sono andata, è venuta questa mia cugina di secondo grado a portarmi a casa della cugina di mia mamma, che adesso ha 90 anni, se li porta molto bene, e sono arrivata lì e ha detto: ma mi piacerebbe andare a Ustie, perché ci ero andata 2 volte in passato, ma già da parecchio tempo mancavo. Mia mamma sta molto male, quindi purtroppo, e quindi è da parecchio che non viene più in Slovenia.
E così questa mia cugina di Secolasta ha detto: no, vabbè, dice, ah, Mario, mio marito deve andare a Ustia a portare l'uva, però dobbiamo prima raccoglierla. E poi ha detto: ah, sì, vi aiuto a raccogliere l'uva, facciamo la vendemmia, ecco, per andarci prima finché c'è anche giorno. E così siamo andati a portare l'uva a Ustia e ne ero molto molto contenta. E lì adesso non c'è più un'altra, insomma, c'era Draga, una cugina di mia mamma, Virginia, questa Virginia è nata a Ustia pure, era la sorella di mio nonno. La famiglia si chiama Stibil. In collina in alto vive un cugino di mia mamma, che io però non ho mai conosciuto, ma lei dopo la seconda guerra mondiale, mia mamma, essendo stata una perseguitata, bambina ebrea perseguitata, purtroppo è sopravvissuta grazie ai contadini croati che hanno tenuta nascosta per 2 anni e mezzo nella loro fattoria, lei li ha fatti proclamare giusti tra le nazioni. Insomma, dopo la guerra mia nonna ha considerato che mia mamma aveva 8-9 anni, potesse, cioè, l'ha mandata in Slovenia dai parenti paterni, perché così, per, diciamo, perché era molto rimasta traumatizzata dalla guerra. E quindi ha trascorso 1 anno e mezzo, è andata anche a scuola a Ustia. E andava a fare bagni sul fiume Vipava, che sta proprio sotto la loro casa. Adesso molti parenti non ci sono più, però questo che si chiama Geno, che è, diciamo, il più grande dei cugini di mia mamma, che io però non ho mai conosciuto, lui è rimasto cieco nella ritirata dei fascisti, quando hanno bruciato Ustia. Quando gli hanno bruciato Ustia, lui era un ragazzo intorno ai 18, 17, 18 anni, adesso io non lo so quanti anni esattamente abbia, perché Virginia, la cugina di mia mamma, che io ho chiesto andiamo a trovare Geno ieri a Vlasta, ha detto no, noi non siamo in tanto buoni rapporti da parecchio per delle questioni, insomma, alcune questioni loro, comunque non... Quindi se ci voglio andare, ci devo andare da sola. Però so dove abita perché mi hanno fatto vedere la casa, ma loro non ci vanno e non hanno voluto insistere. Lui è rimasto proprio cieco quando i fascisti nella ritirata hanno bruciato Ustia. E mia mamma se lo ricorda con molto affetto, perché dice che nonostante fosse rimasto cieco, sapeva... Adesso vive completamente solo, ultra novantenne, vive da solo in questa casa in cima al colle, ma dicono che si è sempre autogestito benissimo, non si è mai sposato, quindi non ha avuto figli, quindi sempre solo, però sempre, e portava mia mamma a fare bagni su Vipava, la portava in barca, e dice che mia mamma, che era impressionante perché pur essendo cieco, sapeva esattamente riconoscere tutte le espressioni del suo volto, se era triste, se era sorridente, dice, ma adesso tu sorridi, ma come faceva, non lo so. Pochi sanno che Ustia è uno dei luoghi di maggiore, può dire, ricordo tragico di questo confine, perché è stato non solo bruciato, messo a fuoco tutto il paese che è qui vicino, con molti morti, e molti morti anche per, come dire, una vendetta di una cosa non esistita, quindi una delle pagine più tristi, no? Del periodo tra il 43 e il 45 di questa terra. Emblematicamente uno dei più significativi, no? Per quanto la tragedia del fascismo abbia inciso sulla popolazione di questa terra. Era solo perché questa tua testimonianza. Grazie. Mi pareva giusto concludere. A me piacerebbe che se qualcuno che conosca bene lo sloveno, cioè magari anche io, ci vado pure io, però comunque che sì, finché è vita questo Geno può essere
un perfetto testimone, perché però ci devono andare da una parte gli italiani, ma lui parla benissimo l'italiano, da quel che ho sentito, e lo sloveno, quindi lui si dovrebbe fare in modo che lui rilasciasse proprio una testimonianza che fosse registrata per le future generazioni, perché lui scompare, cioè lui come tutti noi, cioè, ma lui prima di noi probabilmente, quindi chi è che noi ebrei lo sappiamo bene, noi diciamo che abbiamo subito la Shoah, no? Voglio dire, le ultime testimoni stanno scomparendo, le testimonianze personali sono molto molto importanti. Io sono testimone di seconda generazione e ho tanto da dire, ma posso dire poco. Diciamo, la prima generazione per molto tempo, per molti anni, si era congelata. Io ho curato le memorie di un sopravvissuto alla Shoah, a Zagabria, che ha messo per iscritto le sue memorie di ragazzino di 13 anni sopravvissuto, perseguitato e quant'altro, con famiglia tutta sterminata, ma solo a 80 anni si era deciso di iscrivere, perché talmente aveva pensato, cioè, a vivere dopo la guerra, no? A costruirsi la vita, il lavoro, e si era congelato dentro, e mia mamma pure, cioè non, mia nonna pure, non hanno mai, come dire, non amavano parlare per molto tempo, né dire la colpa è di questo, no, però erano talmente ricordi dolorosi che per molto tempo non riescono a fare, ma quando sentono che devono morire, o quando si avvicina, diciamo, quel limite a cui tutti arriveremo, hanno il desiderio di trasmettere, di trasmissione. Sì, questo ci assumiamo due impegni. Uno è quello di andare a Ostia. No, noi non ci siamo andati a onorare quel fatto, ma no, da Geno. 16-17 anni, però a conoscere Geno e capire come sofferenze così acute hanno potuto essere maturate qui da questa gente nobile, povera, tutte le classi, perché hanno capito e maturato qui che quello che unisce deve essere più forte di quello che ci divide, altrimenti non c'è futuro per nessuno. Quindi ci impegneremo alla testimonianza di Geno assieme a questo impegno che ci ha chiesto la Filologica, e cercheremo di onorare se l'Accademia dei Licei ci potrà in qualche maniera accedere, conservare e auspicabilmente trasferire a casa sua, diciamo, buona parte del fondo. Dell'archivio, sì, soprattutto il carteggio, forse, cioè, quello sarebbe. Questa è una cosa che fisicamente potrebbe essere conservata qui adeguatamente, ma certamente senza togliere niente. Ma questo è un impegno che ci siamo presi modamente con il Presidente del Senato, e che poi faremo nostro per quanto il momento ci compete e possiamo. Ma sai mai che per Gorizia 2025 possa accadere questo piccolo miracolo? Sì. Bene, vi ringrazio molto. Grazie a te, Nicola. Domani mattina parleremo di Carlo Michestetta. Bene, arrivederci e grazie. Arrivederci. Grazie. Buona Virginia.